Buongiorno, benvenuti. Iniziamo questa giornata di lavoro in Italia in Comune, la nostra tappa romana che abbiamo deciso anche di costruire con un primo momento mattiniero, diciamo, con un taglio più nazionale per poi esportarci a parlare del nostro territorio e della nostra regione. Io intanto vi ringrazio per essere venuti, ci scusiamo se come sempre c'è qualche inconveniente tecnico, qui ci sono dei posti liberi, so che vanno detto che quelli che stanno in prima fila li interroghiamo, però le domande saranno semplici, quindi non avete timore di prendere costo. Ho visto arrivare il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che saluto e ringrazio per essere qui. C'è il Vice Presidente Nicola, grande Nicola, il Vice Presidente Massimiliano Spiriglio con lui, e gli faccio anche un saluto, vi ringrazio davvero per essere presente qui. Allora, buongiorno e benvenuti, io sono Alessio Pascucci, sono il sindaco della città di Cerveteri e il coordinatore nazionale di Italia in Comune, questo nuovo partito che abbiamo lanciato in uno spazio qui vicino a Roma, all'Opificio Roma Europa, il 3 dicembre dello scorso anno e che abbiamo fondato qualche settimana fa insieme a tanti amministratori, sindaci di tutta Italia, a tanti cittadini, a tanto parte di quel mondo delle associazioni e del volontariato che si impegna quotidianamente sui territori. Permettetevi di salutare, poi li vedrete su questo palco, il nostro presidente Federico Pizzarotti, sindaco di Parma. C'è il nostro vicepresidente, il sindaco di Coletta, il sindaco di Latina, Damiano Coletta, eccolo qua. E poi volevo salutare un altro dei nostri fondatori che interverrà sempre più avanti su questo palco, Andrea Olivero, vice ministro dell'agricoltura, che ringrazio per essere qui. Scusate, per fare in faccia non c'è nessuno, comunque. Ah, eccolo, ecco, Andrea è più facile, così come saluto il deputato Alessandro Fusacca, eletto nell'Lista di Più Europa, segretario nazionale di Movimenta, con il quale stiamo facendo un bellissimo percorso. Avevo visto arrivare Marco Fulfaro della Rete Futura, insomma c'è un mondo di amici che oggi cercheranno di fare una chiacchierata insieme per capire che tipo di viaggio vogliamo fare, questo viaggio di 20 tappe che abbiamo deciso di fare in giro per l'Italia, che vogliamo fare prima della fase congressuale che terremo in autunno di questo anno e che abbiamo avviato a Parma qualche giorno fa, il 5 maggio, e che e proseguirà nelle prossime settimane. Abbiamo già una data fissata in Friuli Venezia Giulia per il 16, una data fissata in Puglia per il 16 giugno, per il 4 giugno e altre date che stiamo pensando in giro per l'Italia. Ora io prima di lasciare questo palco volevo intanto ringraziare e chiedervi di fare un grande applauso al Caffè Letterario, a questo spazio meraviglioso che da sempre ha rappresentato un faro della cultura e di un certo tipo di attività culturali nella nostra città. Siamo contenti che ci abbia accolto e che ci faccia stare qui. Noi abbiamo una grande attenzione agli spazi che scegliamo, alla scatola dentro la quale decidiamo di mettere il nostro contenuto, perché crediamo che il tipo di attività che si fa in quello spazio e il tipo di spazio che si sceglie racconta un po' quello che siamo. Per questo mi sento di fare un grande applauso e dare la nostra solidarietà a tutte le donne della Casa Internazionale delle Donne di Roma, che stanno vivendo un momento drammatico per la democrazia, con l'augurio, perché le notizie della stampa ci raccontano che domani ci sarà un incontro in Campidoglio, con l'augurio che quel ruolo importante di amministratori locali, di sindaci che ci troviamo a fare e che spesso ci mette di fronte alle difficoltà anche del bilancio, ma anche a delle scelte che hanno un valore e un ideale molto importante, porti buon senso in questa città e faccia sì che quel presidio di democrazia e di libertà che è sempre stato per tanti anni nella nostra Roma rimanga aperto e continui a operare per quello che ha fatto e che continuerà a fare per la nostra città. Così come volevo ringraziare e salutare Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, due mostri dell'informazione che sono qui con noi e che modereranno questo tavolo, e gli chiederei di salire sul palco. Loro sono fin dall'inizio della nascita della nostra rete, sono sempre stati molto attenti, gli abbiamo chiesto oggi di essere qui con le loro
con il loro modo di raccontare l'Italia, di raccontare la politica, sempre pungente, sempre attento e sapendo che mettersi vicino significa assumersi anche un grande rischio, quindi speriamo che di essere in grado di sopravvivere a questa giornata. Loro fanno una trasmissione che credo conosciate tutti, CG, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio Cusano Campus, e sono veramente un faro in un momento in cui sull'informazione vi sarebbe molto da dire, voi fate un lavoro che veramente ci piace, quindi vi ringrazio di essere qui e vi chiedo di fare un grandissimo applauso. Vi lascio a loro, però ci tenevo a dire due cose. Oggi è un giorno particolare, chi mi conosce sa che ho una certa passione per le date, però oggi è un giorno difficile, che oggi cade il 9° anniversario dell'assassinio di Massimo D'Antona, avvenuto nella nostra Roma nel 1999, e è un giorno difficile e triste, e mi piaceva ricordarlo da qui prima di iniziare i lavori, perché ci ha riportato in un momento buio della nostra storia, e non so, ci tenevo molto a mandare un braccio ovviamente alle persone care e ricordarlo. Ultima cosa, una battaglia a cui sono molto legato e è molto legata anche l'Italia in Comune, l'abbiamo spesso detto singolarmente, detto da qui, forse da me oggi c'è anche un valore più collettivo. In questi giorni Paola Defendi ha iniziato uno sciopero della fame a staffetta, è la mamma di Giulio Regeni, molti di noi hanno al polso questo braccialetto per chiedere giustizia e verità per Giulio, perché in queste ore in Egitto è stata arrestata Amal Fathi, che è una grande attivista dei diritti umani, e rischia l'ergastolo o addirittura la pena di morte. Il marito, Mohamed Loffi, è il presidente della ONG che da tanti anni sta dando sostegno legale alla famiglia Regeni. La mamma di Giulio ha iniziato questo sciopero della fame a staffetta per chiedere la scarcerazione di questa grande battagliera dei diritti, e credo che sia giusto non soltanto mandare la solidarietà, ma anche io in prima persona mi impegno a fare questo sciopero a staffetta, e dagli in comune manda il suo sostegno, e sosterremo questa iniziativa, perché questa è un'altra delle tante vicende tristi della nostra nazione su cui chiediamo un impegno forte e vogliamo farci sentire vicini a chi sta lottando. Grazie, buona giornata, buon lavoro, vi lascio a loro due, questo parte. Buon lavoro.